Steven, guardi, l'ho ricevuto 1 milione di volte, questa stava sempre qui. Cioè, l'ho ricevuto e gliel'ho spiegato in tutti i modi possibili e immaginabili, ma loro cercano come atteggiamento di avere qualche cosa, no? Di ottenere qualcosa, in modo da far vedere ai loro iscritti, hai visto che ho avuto questo? Cioè, per cui quando capisci questo, anche cose inutili, cioè quando tu cominci una guerra per non farmi iniziare la cassa integrazione il 1 febbraio, mi devi dare una giustificazione logica. E quando la giustificazione logica è: ma prima devi farti restituire tutte le somme in più che hai pagato ai dipendenti. Allora, vi rifaccio il solito discorso, a loro l'hanno sentito fino alla nausea, però ve lo dico anche a voi perché non l'avete mai sentito. Cioè noi, Società Pubblici Servizi, in tempi diversi, chi è stato, ha dato ai lavoratori delle qualifiche professionali e degli emolumenti. I lavoratori non è che erano partecipi di una truffa, erano soggetto passivo. Adesso se lei va da un giudice e dice: questo qui ha avuto un grado in più, un livello in più e 50 euro al mese in più, glieli voglio chiedere indietro, cioè anche senza fare il giudice, lei glieli Nessun giudice farebbe restituirebbe? una No, cosa del genere. scusate. Ma qui parliamo semplicemente di quarto livello, terzo livello, di qualche errore fatto pure dal nostro consulente, che poi l'abbiamo pure aggiustati quegli errori. L'abbiamo aggiustati, però il pregresso non glielo puoi chiedere se hai sbagliato tu. Questo mi sembra una cosa veramente che non bisogna essere nemmeno avvocati per capirla, basta un po' di buonsenso, no? Credo. In questo momento il problema è un altro, è che se tu mi costringi, sindacato, a mettere in atto delle azioni dissennate contro lavoratori, queste azioni costano. Quello che io sto cercando di spiegare è che ti devi procurare un avvocato, devi pagare le spese di controparte perché le perdi tutte. So, un minimo, un costo di 5.000 euro a causa, una cosa da dementi. Cioè, è già persa in partenza. Cioè, tu chiedi indietro, cioè demansioni una persona, gli togli il livello, gli fai la causa per farti ridare 50 euro al mese, non so per quanto tempo, e poi questi qui stanno zitti, quelli ti fanno l'azione riconvenzionale e ti dicono: io non voglio il quarto livello, voglio il settimo. E con ogni probabilità, se non gli danno il settimo, gli danno il quinto. E quindi ti ritrovi con 100 persone che gli hai pagato l'avvocato, hanno avuto un livello superiore, ti costano di più come stipendio e poi gli paghi anche i danni. Cioè, io penso, io questo non lo faccio, mi dimetto piuttosto.